Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Murder on Space Station 52, un gioco in uscita quest'anno, insomma, dal prezzo di $14.99. È quello che sembra essere un'avventura grafica di investigazione, un po' noir, un po' particolare anche nello stile grafico, dove dovremo identificare il killer del portachiavi. Comunque, lo proviamo, ovviamente essendo un'avventura grafica Non è che faremo un tutorial o vi spiegherò come giocare o lo giocheremo più di tanto, perché non voglio spoilerarlo. È in italiano. Man mano che il tempo avanza, l'universo diventa sempre più piccolo. Gli oceani diventano laghi e le città non sono riuscito a leggere. I confini sono recinti, i paesi sono vicini, i pianeti sono luoghi di vacanza. È quello stile grafico di Machinarium. Dopo un paio di bicchieri, mio padre diceva, il mondo è diventato troppo piccolo e non c'è più posto per me. Da bambino questa idea sembrava assurda. Il mondo sembrava troppo grande per essere compreso, pieno di misteri. Ma ora, intrappolato in questa nave da carico e guardando le stelle passare dagli oblò, le cose cominciano a sembrare davvero piccole. Accidenti, odio lo spazio. Mi scuso per la voce, sto registrando da post malattia, insomma. Come potevo sapere che a volte l'omicidio ha il sapore del caprifoglio? Che non so cosa sia. E ci saranno enigmi ambientali, insomma. Ne ho viste di cose strane nella mia vita, ma qualcuno che porta la propria bara è la prima volta. Coffin? Quella grande scatola a forma di bara dietro di voi. Questa è la stazione di ricarica per la mia attrezzatura. È una storia piuttosto lunga. Beh, la brevità è il re da queste parti. Uomo di latta. In pratica ho avuto un incidente qualche anno fa, mi ha incasinato il corpo e ho bisogno della tuta per sopravvivere. C'è un po' anche di Monkey Island. Beh, la tuta ha bisogno di energia e ho bisogno della tuta, quindi da qui la bara. Grazie per la storia della tua vita, ragazzo. Che ne dici di smetterla di farci perdere tempo a vicenda? Trasporterò il mio misero corpo e le tue cose al tuo nuovo appartamento. Beh, nuovo per te almeno, a parte una o due macchie. Benvenuti alla stazione spaziale 52. Perfetto. Quindi? Vecchio e salato capitano di porto. Praticamente io clicco. Credevo andasse nel mio. Clicco col destro e descrive. Non fare il pesce freddo. Farò. Ok. Praticamente. Clicca al centro, premere la barra spaziatrice per visualizzare i punti caldi. Oggetto puzzle, oggetto esaminabile, uscita dall'aria, carattere, che è il personaggio, credo. Clicca con il tasto destro l'interino a livello per esaminarli, perfetto. Quindi premo spazio, vedete che abbiamo un'interazione con la culla e effetti personali. Ok, sì, non posso fare altro. Sì. La nave, posso andare alla nave? Non potrei essere più felice di essermi liberato di quella cosa. Ok, andiamo. Uscita è qua. Vai ai moli. Siamo su una stazione spaziale, ma c'è l'acqua. Non so. Ok. Cliccate con il tasto sinistro del mouse i personaggi con l'icona della comunicazione per parlare con loro. Ok. Sceriffo. Le deve essere il signor Edward Locke, il nuovo tecnico, giusto? Ingegnere meccanico in realtà. Quella 52 non fa ognuno fa molti lavori. Siamo un equipaggio ridotto all'osso, quindi non crei problemi.
Okay. Non si preoccupi di me, farò il mio lavoro. Bene, mi fa piacere sentirlo perché è un lavoro per lei. Il mio amico laggiù ha qualche problema con l'attrezzatura perché non vede cosa può fare. In realtà ho un lavoro più grande per lei, ma prima aiuti il mio amico. Il suo amico, il mio favore, perché no? Vediamo cosa vuole. Ho sentito che stai avendo dei problemi. La maledetta fonderia portatile non funziona, voglio solo finire questo lavoro così posso andarmene da questa gente. Posso capire, forse posso aiutarti. Non credo che andare lontano senza attrezzi. Su questo non hai torto. Sì, l'ho lasciata giù. Fammi andare giù. Fammi prendere la mia cassetta degli attrezzi. Va, sperando che me la lasci prendere. Ok. Perfetto, preso. Doppio clic per viaggiare istantaneamente. Ah, carina come cosa. Allora, rotella del mouse verso l'alto per aprire l'inventario. Chiudo l'inventario. Ok. Prendo questa. E uso sul fonditore rotto. Vediamo cosa abbiamo qua. Ha riparato. Satanasso di un riparatore. L'hai fatto funzionare. È il mio lavoro. Nessun problema. Ora posso finire il mio lavoro e dividere questa giunzione. Non è molto, ecco un regalo per il disturbo. Cosa mi hai dato? Statua recuperata, ok. Adesso cosa vuole quest'altro sceriffo? Lavoro fatto, bello avere un riparatore in giro, visto che l'ultimo è scomparso. Ora un riciclatore di umidità con il suo nome sopra. Ah, bene. Sono proprio un riparatore fortunato, non riesco a immaginare perché l'ultimo arrivato abbia lasciato un posto così accogliente. Mi piace, dovremmo fare un giro in barca e io non amo acqua. Non mi ritengo un granché come nuotatore. Sì, scommetto che affonda come un sasso con quell'abbigliamento. Vado a chiamare quel vecchio sferragliatore di ancore, il capitano di porto, ti darà un passaggio. Perfetto. Non si capisce perché siamo su una stazione spaziale ma c'è l'acqua, quindi è un mondo... Boh. Vabbè, ce lo viviamo così com'è, cioè non è che ci facciamo troppe domande, eh. Il gioco sembra fatto bene, graficamente carino, e sullo stile, adesso non saprei dirvi che tipo di grafica è, sullo stile di Machinarium, che era un'avventura grafica di diversi anni fa, dove eravate un robot, molto carina, ve la consiglio se non l'avete mai giocata. Capitolo 1. Capsize da capo. Capsize da capo, va bene. Guardai il direttore del porto con la sua barca scomparire nella nebbia che infestava il lago. Disse che sarebbe tornato entro un'ora, ma non ci avrei scommesso. Va bene, allora, spazio, vediamo dove si può andare. Approdo delle barche, acqua, cascata artificiale, raggi di sole. Vediamo un po'. Ok, posso andare anche all'approdo delle barche. Posso dirlo. Acqua. Beautiful blue water. Just below the surface you could witness all men busy about their day. Edificio Atmosphere. Atmosphere, famoso per la sua terraformazione e la vita artificiale. Questa stazione spaziale è stata una delle prime ad adottare il loro sistema. Tempo atmosferico, ciclo giorno-notte, piante, animali, tutto quanto. Ok, sì, allora è come pensavo, una cascata artificiale, l'odore dell'acqua fresca era incredibile anche attraverso il casco, parte del sistema di filtraggio e rinnovo dell'acqua di 52. Ok, pannello solare, vediamo, si può prendere, di qua. Pannello sembra un po' vecchio ed è coperto di detriti, ma sembra ancora funzionante, è strano perché qualcuno dovrebbe lasciarlo in giro. Vabbè, andiamo avanti. Perché poi, vabbè, saremo invischiati in un caso investigativo, immagino. Barile. Non so cosa ci sia in questa cosa, ma purtroppo il barile è troppo pesante per essere spostato da solo. Dispositivo. Sembrava il riciclatore di umidità di cui parlava lo sceriffo. Dovrò utilizzare il pannello di accesso per vedere cosa ne sta intasando il funzionamento. Ok, ricambi. Alcuni ricambi... Argenti screpolate a causa dell'esposizione alle intemperie. Probabilmente non funzionanti. Ho capito, ma devo usarlo. Posso usare il mio... Looks like the moisture recycler. Looks like the...
No. No, no. Braccio di perforazione. Vecchio robot. Vediamo se c'è qualcosa. Robot escavatore. È rimasto qui. Ok. La batteria sembra un pugile dopo 12 round, forse ancora in grado di combattere. Dovrò alimentare la batteria prima di poter utilizzare il robot. Potrei collegare questo capo a qualcosa. A questo. Finta che tu non me l'abbia chiesto. Braccio di perforazione. Ok, collegato il cavo lì. Dispositivo. No. Vediamo. Braccio pala scavatore. Ok, vediamo se c'è qualcosa che... Eh no, i cambi, ma non posso fare niente qui. Pannello di accesso. Ah, devo spostarlo in qualche modo, ok. Non lo so se posso usare questo. No. Iniziamo. Batteria col pannello solare. Ah, prima devo pulire il pannello solare. Statua recuperata, con questo non lo farò. Come faccio a pulire? Sotto la cascata. No, non volevo salvare, non volevo salvare. Esci. Lo puliamo sotto la cascata. Mamma mia, che belle che sono le avventure grafiche. Peccato che non vadano più così tanto. Però, cavoli, belle. Pulito. Ah, c'era il raggio di sole dopo. Continua prima a esca per sbaglio. Allora, devo, secondo me, mettere raggi di sole qui, quindi io prendo questa e la metto lì e la carichiamo. Vediamo come va a finire. Alcune celle sono danneggiate, per ora dovrebbero fornire energia. Vediamo se c'è. Sì, la batteria dovrebbe essere carica. Ci ha eliminato il pannello solare, però adesso la batteria è carica, quindi tecnicamente dovremmo attivare il robot che sposta il barile e possiamo accedere al pannello di... Ovviamente, probabilmente non scopriremo mai che cosa sta succedendo qui in questa stazione, perché immagino ci voglia un po' di tempo di gioco, insomma. Comunque, ha una carica sufficiente per alimentare un solo modulo alla volta. Prepariamoci a fare il botto. Bellissima sta cosa. Allora, braccio sinistro. Allora, disattivato tutto. Attiviamo il... No, il... questo. A me sti piani qui mi piacciono tantissimo. No, devo muoverlo a destra. Di due. Vediamo come è messo. No, ancora. Il braccio destro è rotto. Ma scusami, se io uso le gambe. Ho usato le gambe, ma non... No. Facciamo braccio destro. È rotto, però. Facciamo il contrario. Well, the drill works, but to what end? Il tappo non funziona, ma a quale scopo? Nessuno. Allora, fammi pensare, se usassi la testa? Perché sulla testa non ho nessun controllo. È il braccio sinistro, ma il problema è che non va di qua, cioè va di là.
An old excavator bot. Cioè, ho spostato questo, ma non so quanto senso abbia. Spendo il cavo. Ok, sì. Al braccio di perforazione. Ok, e facciamo girare il braccio di perforazione. Ho strappato il cavo. Ha funzionato davvero. Perfetto. Cavo. Ah, ho capito. Devo girarlo al contrario. Così lo srotolo. Dopodiché prendo il cavo. Adesso ho capito cosa devo fare. Allora, prendiamo il braccio sinistro, lo sposto vicino. Dopodiché prendiamo il cavo, lo leghiamo qua. A quello, perfetto. E adesso lo spostiamo dall'altra parte. E abbiamo fatto. Barili sono stati spostati, ora di tirare fuori i vecchi attrezzi e mettersi a lavoro. Ok. Sembra il riciclatore di umidità di cui parla lo sceriffo. Dovrò utilizzare il pannello di accesso per vedere cosa ne sta intasando. Ma si vede già del liquido che viene fuori, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo cosa abbiamo. Hanno installato un dispositivo anti-manomissione. Purtroppo non ho la chiave per sbloccarlo. Se ricordo bene, posso girarlo ruotando i quadranti in modo che i quadrati e i triangoli siano uno di fronte all'altro su tutti e quattro i lati e tutti e quattro i quadranti. Ok, quindi praticamente il quadrante in alto a sinistra è... Ah, ok, devo girare solo quello. Così. Così. Devo... Che non girano tutti, gira solo... Questo qua non gira, perché non gira? Non va questo. Cioè, tecnicamente dovrebbe essere così. Però... Cioè, li posso ruotare tutti, ma è sbagliato perché questo qua non si può ruotare, quindi me lo fa mettere al contrario, quindi io li metto al contrario. Teoricamente così, infatti. Made for Strings, che è lo sviluppatore, in un'avventura clandestina. La premessa è molto bella, eh. È una bella avventura grafica. Poi in genere questo genere di giochi non durano mai tantissimo. Sono sempre sotto le 10 ore, se non che magari raggiungono anche le 3-2, 3-4 ore, ma... Omicidi mostruosi. L'ha fatto tutto Christopher Mathes. Questa è la vita, da qualsiasi parte ci si giri, il destino mette un piede in fallo per farti inciampare. È molto figo. E praticamente qua siamo al capitolo 2. Tomba insondabile. Abbiamo trovato quel corpo all'interno di quel macchinario e qua inizia la nostra avventura. E quale migliore momento per chiudere e lasciarvi il dubbio. Vedersi in un obitorio è uno dei momenti più surreali della mia vita. Mi sono sentito come un mostro non morto in un film horror tornato dalla tomba. Praticamente tipo devo essere svenuto. Ehi, cretino. Alzati e cammina. Lo sceriffo ha detto che devi vedere il dottore non appena sveglio. Non vuole che si accumulino altri corpi oggi. Ho molte domande, mi spezza il cuore non poter rispondere. Quindi vai vedo il dottore, poi trovo qualcuno a cui importa. A cui importi. Lo faresti per me? La porta dietro di te.
Ma in anima anche. È molto carino, ma graficamente è bellissimo. Cioè, la mia testa. Abbiamo anche le visioni. Mamma mia, è bella avventura grafica indie. Sono le più belle, secondo me. E tra l'altro ne ho fatte diverse negli anni, Saint Cotas, tutti. Vi consiglio anche più moderna, più Soma, che non è un'avventura grafica, però insomma anche quella è una bella storia. Machinarium, che è puramente un puzzle game, insomma, fatta con la storia. Attivazione protocollo e buone maniere. Avete sentito la notizia? Un gruppo di detenuti ha dirottato un autobus della prigione e si è schiantato contro un camion che trasportava cemento. La polizia ha detto di essere alla ricerca di criminali durissimi. Dio mio. Wow. C'è un cervello lì dentro che fa battute stupide. Guasto allo scanner. Non è stato rilevato materiale organico vivente. Probabilmente la tuta interferisce con lo scanner. In passato mi ha già dato questo problema. Un terremoto su una stazione spaziale sembra come minimo un po' strano. Il terremoto deve aver rotto il dottore, chissà cos'altro. Dovrei controllare il dottore prima di partire. Perfetto. Direi che questo è il momento giusto per fare un save. È molto carino. Molto carino davvero. E che altro dire? Prezzo 15 euro è un prezzaccio, non è in Early Access, quindi è uscito. Data di uscita è uscito comunque a fine settembre, quindi è un gioco relativamente nuovo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo e alla prossima. Ciao ciao!